sapendo poco o nulla, noi come tanti, sapendo a stento quali erano le bianche e quali erano le rosse, quali erano le tedesche e quali erano le francesi, quali erano le siciliane e quali erano le... Abbiamo piantato. Qual era l'uva e qual era l'ulivo? No, questo lo magari sapevamo perché facevamo un po' di vino, lo facevamo, però abbiamo fatto un grande campo collezione. Nell'85 abbiamo piantato in due anni, 86, dall'86 all'88 abbiamo iniziato a microvinificarlo. Con anche l'arrivo di Carlo Corino, che è stato il nostro maestro e consulente fino al 2007, quando purtroppo è morto. Lui veniva dall'Australia e quindi portava qui un'esperienza di 15 anni di uno nato ad Alba, cresciuto compagno di banco di Gaia e di Ceretto, e poi vissuto in giro per il mondo, in Etiopia a fare il vino, in Australia a fare il vino. Quindi anche in Toscana, No, in Toscana dopo c'è andata. No, in Toscana poi voi avete ce l'avete occupato. Ma Fate, fai un po' di campanilismo qui. Cosco americano. Allora lui con noi ha iniziato tutto questo lavoro di ricerca e di sperimentazione. Prime bottiglie fatte facendo delle micro alla Sette Soli, gli anni in cui mio zio Diego, che alcuni di voi conoscono, era presidente dell'Istituto Regionale di Tempino, anni in cui la Sicilia inizia quel lavoro di ricerca. Rinasce la Sicilia. Noi ospitiamo questo grande campo collezione, iniziamo a fare i primi vini, iniziamo a capire qualche cosa. Nel 94, dopo un po' di microvinificazione, facciamo la prima cantina qui. Facciamo la prima cantina che era stata dimensionata su questo vigneto, quindi cantina per fare l'uva di questo vigneto. 96-97 prime bottiglie in commercio. Poi, subito dopo, ci viene un'idea, forse noi abbiamo avuto un'intuizione negli anni 80 che era quella che bisognava cambiare le varietà in questa zona della Sicilia. E poi nel 96-97, in tempi molto lontani, ci viene in mente l'idea di fare una cosa che non si faceva di solito in Sicilia, cioè che era quella di uscire da casa propria, no? Se le aziende come noi, le famiglie siciliane stavano un po' chiuse dentro il feudo, dentro casa, dentro il bagno. E invece noi abbiamo pensato che era il momento di iniziare un lavoro altre zone della Sicilia per andare a produrre quei vini che in realtà sono la tradizione enologica siciliana. E quindi siamo andati prima a Vittoria, poi a Noto, poi sull'Etna e ora a Milazzo. In ognuno di questi posti abbiamo fatto prima una ricerca del terroir, che secondo noi per le nostre sensazioni, per le nostre ricerche, erano i territori migliori, e abbiamo fatto sempre prima i vigneti, poi qualche anno dopo la cantina e qualche anno dopo i vini. Sempre un progetto a lunga scadenza. E quindi oggi Planeta non è una grande cantina, ma sono tante piccole, medio piccole cantine in giro per la Sicilia, ognuna dedicata solo ai vini di quel territorio. Quindi a Vittoria si fa solo Cerasolo, a Noto si fa Nero d'Avola e Moscato, sull'Etna si fanno le varietà dell'Etna, e a Menfi e Sambuca, che sono Sambuca è qui e Menfi è dall'altro lato della gola. C'è un'idea un po' forse della new wave dei vini siciliani. Questo è il posto, se voi ci pensate, il risveglio dei vini siciliani degli anni 90 nasce intorno a un gruppo di aziende che poi erano in questa parte della Sicilia, Donna Fugata, Tasca. Tasca sembra lontano, ma poi se guardi la cartina sembra vicino, con la macchina non si arriva mai, però Tasca è lì, insomma, siamo agli altri posti del centro della Sicilia, tutta la parte vigneti, facendo oggi è molto vicino qui. E quindi insomma questo è stato un po' il laboratorio, se volete, della... E insomma sono stati anni divertenti e continuano ad essere divertenti, perché questo progetto di andare in giro per la Sicilia anno dopo anno è sempre ricco di, devo dire, di soddisfazione.